Bentrovati a Famiglia e Chiesa, spazio di riflessione, approfondimento e testimonianza. Parliamo oggi della Siria, dei martiri di Siria, delle comunità cristiane che soffrono tuttora in Siria. Lo facciamo grazie a Saman Daoud, che è siriano, grazie di Grazie. essere qui, e Gianmica Lessin, reporter di guerra. Reporter di guerra che ha visto da vicino qual è la situazione in Siria. Vorrei Buongiorno. cominciare con te, Gian, reporter di guerra, però ecco, grazie a quello, al lavoro che hai fatto, è possibile comprendere un pochino o intuire che cosa si sta giocando, che cosa si è giocato in Siria. Beh, io non so se il mondo l'abbia compreso, io almeno ho avuto una fulminazione sulla strada di Damasco sin dal 2012, quando sono andato in Siria e quando a quel tempo c'era un unico grande nemico che veniva additato come un mostro, come viene detto anche oggi, una bestia, un nuovo Hitler, Bashar Assad, accusato di massacrare il suo stesso popolo. Però quando sono arrivato lì io ho ascoltato voci diverse. La prima voce che ho sentito, che era assolutamente dissonante rispetto a questo coro unico che raccontava un'unica narrazione sulla guerra in Siria, l'ho incontrata paradossalmente proprio al memoriale di San Paolo, ovvero sia il memoriale che ricorda la conversione di San Paolo a Damasco. Lì, in quel settembre 2012, prima volta che arrivavo nel conflitto siriano, incontro padre Annajaluf, che è appena ritornato dalla provincia di Idlib, la stessa provincia dove oggi c'è stato quel misterioso attacco chimico. Ecco, lui era appena riuscito a tornare a Damasco dalla provincia di Idlib e mi disse, mi raccontò quel giorno, mi disse, beh, se questi ribelli prenderanno il potere, la Siria non sarà certo un paese pacifico. E ricordiamoci, quello era il settembre 2012, quindi mancavano ancora 2 anni prima che noi scoprissimo le nefandezze, le atrocità, gli orrori dell'ISIS, le decapitazioni e tutti gli altri orrori che abbiamo visto. Beh, lui in quel settembre 2012 mi disse, io sono parroco di Cneie, parroco di questa piccola comunità cristiana nel cuore della provincia di Idlib, al confine con la Turchia, e ho visto con i miei occhi quello che fanno i ribelli. E mi raccontò della strage, di soldati governativi che si erano arresi, che vennero massacrati, fatti a pezzi, gli tagliarono le teste, mi disse, e poi misero le loro teste sopra la casa del governatorato. E lui mi disse, se questi prenderanno il potere in tutta la Siria, beh, la Siria non sarà certo più un paese pacifico. E purtroppo quel racconto poi scoprì che era tremendamente vero, ma il mondo, prima di capirlo, ci impiegò molti e molti anni. Ecco, Saman, tu sei scappato, ti sei rifugiato in Italia dalla Siria. Vedremo tra poco quello che racconta Gianmica Lessin. Eri lì, insomma, hai vissuto la guerra e quindi puoi confermare questo suo. Certo, ma io abitavo nella periferia di Damasco, dove è diventata la casa mia, la linea del fuoco, e spesso lanciavano la parte dei ribelli, lanciavano nella nostra zona dei colpi di mortaio, dei missili, cioè nella zona dove stavo prima sono arrivati 3.800 colpi di mortaio, 17 attentati di autobombe, proprio, cioè sono riuscito ad essere salvato, posso dire, anche con un miracolo, cioè 2 o 3 volte rischiavo la vita abitando in quella casa, per cui l'ho cambiata e sono andato verso Damasco, eppure lì dove sono rifugiato, Damasco, nella zona cristiana, pure la nostra zona cristiana, ha avuto nel 2013 un grossissimo attacco e tuttora dalla parte di questi chiamati ribelli pacifici. Per cui confermo pienamente quello che ha detto Gian, nel senso che purtroppo quelli che arriveranno nel caso che il regime siriano andasse via non saranno per niente pacifici, cioè quello che abbiamo visto in Libia forse vedremo un altro scenario, ma forse più cattivo, più aggressivo in Siria. Allora, ascoltiamo le parole di padre Annajaluf, appunto da Damasco, questa testimonianza raccolta da Gianmica Lessin. Fuori dalla capitale, nelle zone abbandonate dai governativi, la condizione dei cristiani è ancora più critica.
padre Anna Jalouf, oggi recita messa nella cripta del Memoriale, il santuario edificato a Damasco, nel luogo della conversione di San Paolo. Per arrivare fin qui da Cneie, un villaggio cristiano tra le vallate del fiume Oronta e il confine turco, ha affrontato un viaggio lungo e pericoloso. Lassù, la sua comunità sopravvive, intrappolata tra le linee dell'esercito e quelle dei ribelli. Siamo circondati sia dai ribelli sia dall'esercito. E ogni giorno abbiamo mine di qua, morti di là. Abbiamo bisogno, la prima cosa, di medicine, perché purtroppo medicine per i bambini, per le donne, non ci sono. Ma padre Anna e i 2000 cristiani dell'Oronte sono anche i testimoni di orrori e atrocità al di là di ogni immaginazione. Io ho visto con i miei occhi, perché io sono parroco di Cneie. Praticamente l'anno scorso, a giugno, quando i ribelli hanno ammazzato 83 soldati trucidati, il loro capo l'hanno tagliato la sua testa, i piedi, le mani, bruciato il corpo e hanno messo la sua testa sull'orologio della città. E hanno anche tagliato 5 teste di questi soldati e le hanno messo sulla porta del partito. Purtroppo non tutti i ribelli hanno le idee chiare. L'integralismo pesa sui ribelli il minimo il 40%. Purtroppo se vanno e arrivano al potere sarà un paese, posso dire, che non è pacifico. Ora però, dopo appena 2 giorni trascorsi tra le mura sicure di questo santuario, padre Anna deve tornarsene a Cneie. Siamo cristiani, siamo figli dei primi cristiani, perché di là è passato San Paolo, qui sono passati i nostri bisnonni e nonni, sono morti in questa terra. Il cristianesimo non sarà mai tolto da questa zona, perché è stata la terra e ha bevuto del nostro sangue, ha bevuto del sangue dei nostri martiri. Sotto attacco, nella paura, col rischio di morire tutti i giorni, i cristiani vivono così? Sì, vivono così, ma vivono soprattutto ed anche nell'indifferenza dell'Europa. Questa è forse la cosa più grave, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo ascoltato le voci di chi durante le primavere arabe ci prometteva un Islam democratico, un Islam liberale. Abbiamo appoggiato addirittura all'inizio le rivolte contro Bashar Assad, pensando che fossero rivolte che avrebbero portato alla democrazia in Siria. Non abbiamo mai ascoltato quello che ci dicevano i nostri fratelli cristiani, chi professa la nostra fede, chi prega il nostro stesso Dio, quei cristiani che hanno portato dal Medio Oriente in Europa i valori in cui ancora oggi crediamo, i valori della convivenza, ma anche della democrazia, che non sarebbe nata in Occidente senza la lezione del cristianesimo. E di tutto questo noi ce ne siamo dimenticati. Non abbiamo ascoltato i nostri fratelli cristiani in Siria, non li abbiamo ascoltati prima in Iraq, 1.200.000 cristiani durante il Saddam Hussein, 200.000 oggi. Non li stiamo ascoltando in Egitto, dove abbiamo dato ascolto ai fratelli musulmani che promettevano la Sharia, e ci siamo dimenticati dei nostri fratelli che dicevano: guardate che arriverà la legge islamica. Non li stiamo ascoltando oggi, quando prima dell'attentato alle 2 chiese copte c'è stato uno stilicidio di barbari assassini nel Sina e 200 famiglie costrette a fuggire. Ecco, questa purtroppo è la realtà, e questa è l'indifferenza d'Europa che porterà prima alla scomparsa dei cristiani di Medio Oriente e poi al nostro suicidio, perché noi faremo la loro stessa fine. Saman. Ma io vado d'accordo, perché... Tu vieni proprio da questa terra che è stata culla. Sì, io, poi cioè, prime, per dirvi che io abitavo proprio a 100 metri dal luogo dove è stato San Paolo fulgurato. Cioè, camminavo per tutti i giorni in questa via e sempre facendo l'ex lavoro come guida turistica in Siria, cioè dicevo alla fine ai pellegrini che venivano a trovare Damasco: non vogliamo creare da questi luoghi come le famose città morte bizantine cristiane della Siria, che andiamo a trovarli come pietre.
la paura che alla fine diventeremo come un piccolo museo con delle figure dicendo questi qua c'erano. Ma allora il cristiano deve vivere la sua vita in pace, cioè il momento in cui il cristiano si sente molto pressato non usa la violenza, cioè nel nostro insegnamento non abbiamo la cultura del jihad, di andare a fare la guerra santa, perciò appena si sente questo tipo di aggressione, di sentire troppo infastidito, non trova più la vita con l'altro, cioè noi cerchiamo di vivere pienamente, completiamo la vita con gli altri, siano musulmani che non musulmani, perciò se non trovo dall'altra parte una reazione reciproca, inutile che io stia in quel posto lì. Allora io direi sempre gli europei, cioè i governatori, devono pensare, se volessero ecco, avere ancora dei cristiani nella zona della culla del cristianesimo, che cambino un pochino il modo come politica verso il Medio Oriente. Anche perché appunto i cristiani sono la garanzia dell'equilibrio, della convivenza. Certo, noi siamo il cuscinetto che gioca tra le due frazioni importanti, tra i sunniti e gli sciiti, che come sappiamo c'è un odio storico tra loro due. Se dovesse tornare pure la pace in Siria, i cristiani avrebbero proprio un grande ruolo di ricucire questo tessuto che è stato tanto danneggiato. Non vorrei tanto parlare dell'Islam, vorrei stare più sulla testimonianza cristiana, però siccome voi siete due, insomma, avete, oltre che notizie di prima mano, siete stati lì, vieni da lì, Saman, che cosa questa frammentazione dell'Islam fa buon gioco a chi la guerra la vuole? Beh, purtroppo il grosso problema dell'Islam è quello di avere al suo interno delle componenti che sono estremamente estremiste. E la componente salafita, la componente wahhabita purtroppo pesa e purtroppo queste componenti, essendo violente, muovendosi con l'intimidazione, riescono molto spesso, soprattutto nei momenti difficili, a prendere l'egemonia. Ma purtroppo questa è una presenza costante. Se oggi guardiamo le ricerche che vengono fatte anche nelle comunità musulmane in Europa, vediamo che in Italia il 26% comunque della comunità musulmana, perché bisogna sempre distinguere, c'è sicuramente un 75% di musulmani che non farebbero male a nessuno, ma c'è un 25%, 26% che risultava da un'inchiesta fatta per il King's College di Londra, che dice che è lecito usare la violenza per difendere la parola di Dio, per rivoltarsi contro chi insulta il Dio. La stessa cosa in Francia, dove il 28% vorrebbe la Sharia come legge dominante rispetto alle leggi dello Stato. Il 30% nelle comunità musulmane in Inghilterra, secondo una ricerca di Channel 4 fatta alcuni anni fa. Ecco, purtroppo vediamo che c'è questa costante. Perché? Perché resta all'interno dell'Islam una componente violenta, una componente che incita all'odio, e dove purtroppo manca un'autorità islamica che dica signori, questa non è la via, questa non è la via dell'Islam. E in tutto questo i cristiani nei luoghi continuano a portare avanti una vita fraterna con i vicini? Certo, continuiamo a vivere pienamente, cioè la Siria fino al 2011 stavamo così bene, cioè io dove abitavo? Cioè, c'era il musulmano, il druso, la lauita, sciita, sunnita, cristiano armeno, abbiamo gli ortodossi, nello stesso palazzo, cioè non c'è stato nessun problema, ma ognuno adesso, cioè, stanno strumentalizzando queste cose, portando più di 30.000 di foreign fighters che sono arrivati in Siria a fare questa guerra, cioè questo è proprio, stanno toccando l'equilibrio che c'è stato in Siria, cioè questo equilibrio che c'era in Siria è portato da un regime laico, anche questo non dobbiamo nasconderlo, cioè se arrivano altri con uno stampo completamente religioso, e questo vuol dire eminirebbe tutta la minoranza che c'è nel paese, vuol dire che eminirebbe tutti i cristiani e non cristiani che sono minoranti. Sì, questo è molto importante, vorrei aggiungere una cosa, perché se noi guardiamo un episodio basilare di questa guerra, che è l'assedio di Aleppo. Aleppo è una città sunnita, certo. 2 milioni di persone in maggioranza sunnita e una minoranza cristiana. Non ci sono, gli alawiti sono un'estrema minoranza. Però Aleppo dal 2012
a oggi si è sempre opposta a quei ribelli che noi chiamiamo ribelli democratici, ribelli che portano, che combattono contro la dittatura. Sunniti sono rimasti schierati con il governo in gran parte, perché sennò Aleppo sarebbe caduta già nel 2012. E allora questo cosa ci dice? Ci dice che quegli stessi sunniti hanno capito che quei ribelli non portavano la libertà, ma portavano l'estremismo. E infatti loro stessi ti dicevano: questi non hanno niente a che fare con noi, questi arrivano, sono combattenti che arrivano da altri paesi, sono sauditi, arrivano dal Qatar, dalla Libia. E per questo Aleppo non è mai caduta. Ci dicevi le voci dei cristiani non sono state ascoltate, adesso ascoltiamo un altro brano da un reportage, eravate tutte e due a Malula, anche tu sei stato a Malula, certo. La bellissima testimonianza delle suore nel convento che è stato praticamente sotto assedio. Vediamo. Seguendo i soldati, ci addentriamo tra le viuzze di questo villaggio in guerra. Gli ufficiali sanno che alcuni cristiani sono ancora nascosti nelle proprie case. Alcuni sono già stati trovati ai ribelli che li hanno portati via o uccisi sul posto. Altri sono feriti e attendono soccorsi. Adesso cerchiamo di entrare nel santuario. Ma aspettate a muovervi, è molto pericoloso. Mando prima i miei a controllare la situazione. Veloci, veloci! Siamo dentro il santuario. Ora siamo dentro il monastero di Santa Tecla. Siamo a poche centinaia di metri dall'albergo dove sono i terroristi. Siamo dentro il monastero di Santa Tecla. Siamo qui con le suore che sono rimaste prigioniere per tre giorni in balia di Al-Nusra. Ecco, vedete questa scena incredibile. Nel mezzo delle battaglie, le suore, le orfanelle rimaste prigioniere di questa chiesa pregano il Signore. L'atmosfera è molto triste, spari e minacce arrivano da tutte le parti. Si combatte ovunque, questo convento è diventato la nostra prigione. Non usciamo e non guardiamo fuori, ma il Dio fin qui ci ha aiutato. Mentre le suore intonano i vespri, il comandante apprende dalla radio che siamo circondati e nessuno può più venire a salvarci. Possiamo solo attendere il tramonto e sperare che la strada dell'andata sia ancora libera. Le suore ci benedicono e distribuiscono a ognuno di noi l'immagine di Santa Tecla. Donne in nero, fiumi di lacrime sulle gote, urla che salgono, caricatori di Kalashnikov svuotati nel cielo. È l'ultimo saluto dei cristiani ai loro nuovi martiri. Sabato mattina erano nascosti nelle loro case di Malula. I militanti di Al-Nusra li hanno trovati, li hanno freddati, uno a uno. Eravate sotto il convento assediato, sotto il fuoco dei ribelli, sotto la collina assediata, avete incontrato queste monache che pregavano. Queste monache che pregavano, che poi ci hanno benedetto, ci hanno dato questo santino con l'immagine di Santa Tecla e ci hanno detto: lei vi proteggerà, voi scappate, cercate di salvarvi, noi restiamo qui, perché noi dobbiamo restare qui perché abbiamo le reliquie di Santa Tecla, abbiamo le orfane, abbiamo gli orfanelli, abbiamo le novizie, quindi non possiamo lasciare questo luogo. E infatti quelle suore vennero poi rapite, vennero tenute in ostaggio dal Nusra per più di 6 mesi e tornarono libere soltanto dopo questa lunga prigionia. Noi quella sera ci salvammo, invece riuscimmo ad arrivare
alla base di Malula, dove c'era l'esercito. Mi piace ricordare il comandante, quello che avete visto nelle immagini con il cappellaccio, che morì qualche mese dopo in un combattimento, in battaglia. E quella sera lui mi abbracciò e mi disse: vedi, io sono musulmano, tu sei cristiano, ma Santa Tecla ha salvato tutti noi. E mi piace ricordare che anche quell'anziano che incontrammo quella sera, che ci disse, ci chiese: voi siete cristiani, siete europei? E io disse sì, e lui disse: guardate, noi cristiani sappiamo quale sarà la nostra fine, saremo costretti ad abbandonare questo paese o morire tutti, perché per noi qui non c'è più posto, ma almeno noi sappiamo quale sarà il nostro destino. Voi europei subirete la stessa sorte, ma a differenza di noi non lo sapete ancora. E la sera degli attacchi a Parigi capì quanto aveva ragione, quanto quella fosse una profezia. Ecco, sono testimonianze di fede veramente che col sangue, che viene testimoniata col sangue. Sì, e la gente continua a vivere, cioè sempre io ho chiamato il siriano cristiano è un martire vivente, cioè ancora se vai a Damasco trovi la vita. E ancora la gente continua a vivere, cioè la cultura della vita è più forte di quella della morte, però sempre c'è un'angoscia. Vai lì, il primo impatto ti colpisce che c'è la vita, tutto sembra normale, ma parlando con la gente tanti hanno una grossa angoscia. La prima domanda che fai a loro: cosa vuoi fare? La prima risposta spontanea: voglio andare via da qui. Cioè, parlo che quasi il 100% dei cristiani della Siria vogliono andare via perché non vedono più futuro. Questo è, non c'è più speranza. Questo è nonostante la chiesa locale, il Santo Padre sta cercando di dare un grande appoggio sia materiale che morale, però la gente dentro di sé ha cominciato a perdere speranza. Cioè 6 anni di lunga guerra, alla fine non vedono una uscita, cioè entrando dentro un tunnel così nero non si riesce a vedere la luce alla fine. Ecco, che cosa significa Gian per te un lavoro scelto, andare in questi posti dilaniati e poi incontrare queste persone che sono così martoriate, che hai incontrato, hai visto anche le sorelle, mi ricordo la sorella di un martire, insomma gente che perde la vita per difendere anche quella. Certo, Antonietta, che era stata ferita proprio a Malula, e suo fratello era stato ucciso poche ore prima dai ribelli che erano entrati in casa e avevano massacrato lui e altri cristiani. Purtroppo il nostro lavoro, io dico sempre, noi siamo come i chirurghi, dobbiamo abituarci anche alla sofferenza per poterla raccontare. Il nostro mestiere è quello appunto di portare queste testimonianze, di riuscire per quanto possibile a far comprendere quello che noi prima abbiamo capito stando in quei posti. Saman. Ma noi continuiamo ad andare avanti. Qui sei al sicuro, però insomma le notizie brutte continuano ad arrivare. Continuano ad arrivare, insomma c'è stato un mese fa un attacco diciamo forte, feroce contro la città di Damasco, causando tanti morti, lanciando le bombe, missili addirittura dalla parte dei ribelli, cioè le chiese che stanno sulla linea di fronte per un po' di tempo erano chiuse. Cioè noi siamo sotto periodo di quaresima, per cui la paura, la gente che se io vado chissà come finisco, per cui la paura continua ancora. Adesso siamo sotto questa Pasqua, per cui la gente che va a partecipare alle le grandi funzioni, c'è tanta sicurezza. E la gente continua, malgrado il pericolo, ad quello andare. Sì, ormai cioè, hanno trovato è una pace interiore, ma senza speranza di andare avanti. Cioè, se lasciassero i cristiani ad andare liberamente, io direi che fra un mese non troverete nessun cristiano in Siria. Allora, abbiamo visto l'Egitto, abbiamo visto anche l'attacco alle chiese in Egitto, una testimonianza forte che invita noi cristiani d'Occidente, come dicevate, a ascoltare queste voci. Una battuta finale, siamo in chiusura: ascoltare queste voci, pregare per loro, perché siamo una televisione cattolica e ricordiamo questa sofferenza, ma anche raccontare
raccontare questa croce? Ascoltare soprattutto, perché fino a quando non ascolteremo non capiremo. Saman. Io dico sempre mettersi nei panni degli altri e poi così uno sa bene come, cosa vuol dire vivere veramente la testimonianza di una vera fede cristiana. Cioè, bello che ho sentito ieri un prete copto che ha detto, ringraziando gli attentatori, così adesso abbiamo più fedeli che arrivano in chiesa. Cioè, proprio stanno stuzzicando in certo senso la fede delle persone. Allora, come per dire, forse durante la persecuzione uno sente così abbastanza ben perseguitato, tira fuori il meglio di sé. Per cui io sempre prego il Signore che ci dia un grande coraggio, ecco, di arrivare fino alla fine. Ecco, per cui non è una strada facile, per niente. Siamo in tempo di Pasqua, un augurio nella tua lingua, in lingua araba. Noi diciamo sempre Al-Masihu Qam, Haqqan Qam, Gesù risorto, veramente risorto. Grazie di cuore per la vostra testimonianza, Jami Kalessin e Saman Daoud. I nostri telespettatori hanno potuto un pochino, ecco, aver presente le situazioni cristiane e potremo pregare per loro. Grazie di averci seguito, buon proseguimento.